Ecco, senza il concertone di fine anno, come è stato definito dagli amministratori di Palazzo dei Bruzzi, che ha visto esibirsi oltre ai Litfiba in Piazza dei Bruzzi numerosi altri artisti per la città, fa registrare ancora oggi una serie di considerazioni in modo particolare dal sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Osservare il fiume umano che da ogni angolo ha invaso le strade del centro urbano al punto che lo sguardo si perdeva in questo orizzonte di gente è stata un'emozione che difficilmente dimenticheremo, ha dichiarato il primo cittadino di Cosenza. Considero questo grandissimo successo di Consensi il successo dei cosentini che si sono riappropriati con orgoglio dei loro spazi, fieri del fatto che Cosenza sia oggi un riferimento turistico-culturale per migliaia e migliaia di visitatori. L'accoglienza oggi, prosegue ancora Occhiuto, per la nostra città non è più soltanto un valore sul piano delle idee, ma è anche un rodato sistema di organizzazione e logistica. Nonostante un'affluenza in città davvero straordinaria, con presenze e record di visitatori con decine di migliaia di persone diffuse nelle varie piazze, contemporaneamente tutto si è svolto per il meglio. Ottima, concludo Occhiuto, è stata anche l'organizzazione e i servizi pubblici. La città è stata già, dopo solo poche ore, tutta ripulita e spazzata. Tutto merito al quale va un mio particolare ringraziamento agli operatori di Ecologia Oggi che nell'immediatezza degli eventi hanno effettuato con il coordinamento dell'assessore Carmine Vizza l'organizzazione della raccolta dei rifiuti e poi ripulito le vie che non si presentavano alla fine certo in condizioni agevoli, come accade puntualmente in presenza di una così elevata partecipazione di pubblico. Un ringraziamento, quello di Occhiuto, esteso anche agli operatori delle cooperative incaricati dello spazzamento nel centro storico.